Il caffè dello sport. L'appuntamento radiofonico per gli sportivi triestini. Conducono Guido Roberti e Massimo Petronio. Guido Roberti e Massimo Petronio. Su Radio Attività. Su Radio Attività. Su Radio Attività. Oh, eccoci qua. Oggi puntata di aneddoti sullo sport triestino. L'appuntamento del martedì con lo sport su Radio Attività, il caffè dello sport. Staremo assieme fino alle 15. A tra poco. Che profumo! Il caffè è pronto. È Caffè San Giusto. Le migliori qualità di caffè da tutto il mondo, selezionate e tostate con cura artigianale a Trieste dal 1949. Eccezionale questa miscela 100% arabica. Torrefazione Caffè San Giusto, in via dei Cosulici 9. Buon caffè e buona puntata a tutti. Il caffè dello sport vi è offerto da La Teccia, cucina tipica triestina nel centro di Trieste, in via San Nicolò 10. City Green, in via Carducci 43, di fronte al mercato coperto. Il Chicco, in via Colautti 6, è rivenditore autorizzato San Giusto Caffè. Il caffè dello sport. Ben ritrovati gentili amici di Radio Attività, un saluto da Guido Roberti. Questo è il nuovo appuntamento con il caffè dello sport nella puntata di martedì 19 aprile. Una puntata estremamente interessante, staremo assieme fino alle ore 15, fino alle ore 21 naturalmente se ci state ascoltando nella replica serale. Prima di presentarvi l'ospite che ci terrà compagnia, diamo il ben ritrovato al collega Massimo Petronio. Ciao Massimo, ben ritrovato. Ciao Guido, un saluto a tutti gli amici di Radio Attività. Allora, un'altra bella chiacchierata di sport qui su Radio Attività. Prima vi ricordo i nostri contatti: Facebook, Il Caffè dello Sport, poi YouTube, anche lì Il Caffè dello Sport. Trovate tutte le puntate di questa stagione e della scorsa stagione, e anche Twitter, perché siamo anche lì, siamo un po' dappertutto, e @ Caffè dello Sport, lo ricordiamo anche quello ogni tanto. Vai Guido con la presentazione dell'ospite. L'ospite di oggi, molto gradito per me e per noi, è un maestro innanzitutto di giornalismo, e quindi sarà una bellissima chiacchierata sicuramente la nostra. In studio a Radio Attività, Guerrino per tutti, Gerry Bernardis. Ciao Gerry, benvenuto a Radio Attività. Grazie per l'invito e soprattutto un saluto a tutti quelli che ci ascoltano. Mi dispiace unicamente la tua presentazione, perché io non sono maestro di nessuno. Quindi umiltà però si può dire, allora, umiltà sì. Ma neanche sì. Quella, neanche essere quella. Neanche quella, cioè io faccio il mio lavoro, perché siccome penso che i giornalisti dovrebbero fare il loro lavoro se hanno qualcuno che li ascolta o li legge, altrimenti è inutile che facciano il loro lavoro, perché se non c'è uno che ti ascolta e non c'è uno che ti legge, certo. Che scuola fai? Certo. Giusto. Giusto, giusto. Allora, ovviamente benvenuto Gerry Bernardis, come Gerry, vuoi. Il tuo soprannome proprio ormai diffuso tra tutti quanti, anzi raccontaci proprio di questo soprannome, da dove viene fuori, dall'infanzia o è venuto fuori più avanti? Dopo parleremo anche di cose serie, ovviamente parleremo di Trofeo il Giulia, parleremo magari di qualche aneddoto sportivo. Molto semplicemente, quando sono nato mi hanno dato questo nome un po' lungo, Guerrino. In quel periodo Trieste non era ancora in Italia, qui circolavano i dollari americani e si vede forse così, per contrazione di Guerrino, che era un po' lungo, un po' pomposo, si vede, è venuto fuori questo Gerry, insomma, che mi sono portato volentieri dietro, e tuttora mi chiamano Gerry quelli che mi conoscono meglio, che sono con cui ho più familiarità, mentre per, non so, per il fisco per esempio sono sempre Guerrino, il che mi dispiace molto. Ahimè, purtroppo per il fisco bisogna sempre mantenere quei canoni di formalità, però di fatto per noi sei Gerry. E nella tua esperienza passata e presente nel giornalismo possiamo dire che hai affrontato tutte le sfide e hai avuto modo di collaborare con tante testate, affrontare tutti i media, la televisione, la radio, il giornale, la scrittura, quindi anche. Secondo te qual è il media, la fonte che ti ha dato più soddisfazione, che ti dà più soddisfazione, dove ti sei trovato meglio e come sono cambiati poi questi media nel corso delle epoche, secondo te? Ma io, francamente mi danno soddisfazione tutti quanti, perché è bello scrivere, è un po' il mio destino, non faccio altro che scrivere anche premessa, io non l'ho fatto
per tanti anni come professionista il lavoro di giornalista, ero come divertimento, per cui nel mio lavoro originale io trattavo pubblicità per una nota marca di liquori nati a Trieste, che ora non sono più a Trieste, e per 37 anni ho seguito la pubblicità di quell'azienda e anche lì dovevo scrivere perché facevo pubblicità e anche pubbliche relazioni, però il mio piacere era sempre quello di stare vicino al mondo dello sport. Il mondo dello sport l'ho approcciato quando ero, penso, il primo anno all'università, complice Ezio Lippot, caro amico, che mi ha trascinato prima al CUS Trieste a fare il segretario, eccetera eccetera, e poi anche lì si doveva scrivere delle cose, poi mi ha trascinato al Piccolo, dove ho cominciato a scrivere sempre sulle pagine di sport. Dopo il Piccolo ho avuto il giornale quotidiano, quindi mi occupavo sempre del calcio dilettantistico, nel senso che quella volta seguivo una pagina particolare che si faceva, ti parlo proprio, è inutile che ti dico l'anno perché tu non hai... Facciamo i riferimenti. Non me li ricordo neanch'io perché diventa deleterio ricordare quegli anni, comunque doveva essere il 68, 69, 67, quegli anni lì, e c'era una pagina che usciva al venerdì ed era dedicata esclusivamente al calcio non dilettantistico ma al calcio giovanile, e allora io mandavo i risultati, tutte quelle solite cose come succede ancora adesso, e spesso intervistavo questi giovani ragazzini che giocavano a calcio, che dopo puntualmente col passare degli anni li ho ritrovati nelle squadre più grandi, oppure adesso sono tutti allenatori quasi tutti. Beh, hai seguito praticamente le carriere, sì, veramente assolutamente sì, molti li ho visti dalla nascita fino alla panchina, diciamo, ecco così. Facciamo una primissima pausa pubblicitaria perché Guerino ha cominciato a raccontarci della sua carriera proprio fin dagli inizi, adesso pian piano andremo sempre più ai giorni d'oggi e sarà bello anche ripercorrere tutta una serie di aneddoti legati allo sport di Trieste, quindi pausa e poi ancora qui su Radioattività. Il caffè dello sport ritorna tra poco. Brutta giornata? Tega in frigo una roba vecchia? Ma vieni a mangiare la teccia. Cosa aspetti? Chiama 040 36 43 22. Che buoni gnocchi col goulash, la iota e il cotto vecchio a Trieste e le patate in teccia. Che buon profumin! Te ne trovi in via San Nicolò 10 e cerchine su Facebook. Porta anche la veccia alla teccia, che il caffè te lo offro mi. CitySport è da sempre lo sport della Venezia Giulia. Se vuoi sapere tutto su tutte le discipline sportive del territorio, scegli e chiedi il settimanale CitySport. Nuovo formato, nuova grafica, nuovi contenuti e stessa garanzia di completa informazione. CitySport. Scoprilo ogni lunedì in edicola nel nuovo formato tabloid, con più pagine e più colori. Vuoi fare come le star e mettere in risalto gli occhi? Ciglia lunghe e folte da Daniela Studio. Daniela Studio ti aspetta in un ambiente rilassante e accogliente e in totale sicurezza ti applica l'extension per ciglia. Telefona per un appuntamento al numero 338 29 84 920 per un'idea regalo originale o solo per te. Extension Ciglia by Daniela Studio in via San Francesco 10. Seguici anche su Facebook Extension Ciglia by Daniela Studio. E per gli ascoltatori di Radioattività il primo refill è gratuito. Il caffè dello sport ogni martedì a Radioattività. Allora, siamo negli anni 60, Guerrino Bernardi scrive per Il Piccolo, per queste pagine. Fine degli anni 60, dai, se no proprio... Guerrino Bernardi scrive per le pagine del Piccolo, scrive di calcio giovanile, scrive di tanti giocatori che poi hanno fatto carriera in giro per Trieste e forse anche in giro per l'Italia. Poi come prosegue la tua carriera? Se, guarda, al Piccolo ho scritto avanti, alla domenica le partite, quella volta... la prima partita in assoluto di cui ho fatto una cronaca era una partita di seconda categoria ed era Aurisina-Ronchi, finita, me lo ricordo ancora adesso, 2-2. Ricordi anche i marcatori, no? Dunque, i marcatori dell'Aurisina, uno aveva fatto una doppietta, ma in questo momento mi scappa un poco. Però, ecco, c'era una particolarità. In quegli anni, il Piccolo, a lunedì, nel fascicolo sport, usciva colorato di rosa. Per cui
avevo l'idea di scrivere la gazzetta, insomma, comunque, tabellino, guarda, più, basta, insomma, tabellino e 10 righe, e poi sono andato avanti, non so, tra gli episodi ricordo una sfacchinata per arrivare al campo di Bagnoli, perché era la prima una delle prime domeniche che non si poteva andare in macchina, no? Tutti per causa della crisi del petrolio. Per andare a Bagnoli bisognava prendere insomma, sono partito tipo un'ora e mezzo prima per arrivare a fare, ma insomma, e magari è finita 0-0. No, non era finita. Giocava Rosandra Zerial, comunque, che giocava sempre in quel campo. Poi niente, facciamola breve, perché non credo che la gente stia qua a interessarsi molto di quello che è stata la mia carriera. Durante il mio periodo del piccolo c'erano molti colleghi che sono diventati anche importanti adesso, e c'è stata l'iniziativa del Trieste Sport. Trieste Sport era la prima volta che usciva un settimanale sportivo a Trieste, una scommessa veramente, perché quella volta i giornali non ce n'erano tanti. Si presentava con un formato molto particolare, ridotto, come una 4 per dire, per i tecnici, ed era bello consistente, e usciva i primi che uscivano al venerdì, e per un anno siamo usciti al venerdì, e c'erano fior di collaboratori, perché non so, ricordo Augusto Redavid, Trivellato, anche di Ragogna, insomma tutti i massimi di personaggi che scrivevano di sport, però c'erano anche molti giovani, Giovanni Marzini, Furio Baldassi, Marco Lucchetta, e così avanti, Severino Baff, Claudio Nordi, insomma un mucchio di personaggi che hanno scritto per tanti anni. E bisogna ricordare chi è che promosse questa iniziativa: Licio Bossi, che per anni fu il direttore e il proprietario anche di questa testata, che è durata una quindicina d'anni, no? Ed era una novità, una rivoluzione che mise tra virgolette anche un po' di paura al piccolo, perché il piccolo aveva i suoi tempi, le sue cose, questo nuovo giornale che parlava in una maniera diversa con tanti giovani aveva messo un po' in subbuglio, costringendo forse il piccolo a fare qualcosa di più per lo sport. E niente, noi ci siamo lanciati, primo anno uscita venerdì, e poi abbiamo fatto il grande salto, ho detto cosa scriviamo al venerdì di quello che deve venire, la gente interessa sì, ma forse non tanto, e allora abbiamo fatto uno sforzo enorme editorialmente per stamparlo e per crearlo, anche uscendo prima al martedì e poi addirittura al lunedì, con grandissimo successo. Fu questo settimanale che arrivò a oltre 10.000 copie ogni settimana, una bella cosa. Nel frattempo televisione, era nata Tele4, e praticamente, no, ho sbagliato, prima ci fu un intermezzo alla radio, Radio Sound, la mitica Radio Sound, con le radiocronache del calcio dilettanti fatte dai telefoni fissi, tanto per dire, Cristiano Degano, oggi presidente dell'Ordine Regionale dei Giornalisti e in Rai, eccetera eccetera, lui faceva le radiocronache delle partite del San Giovanni, perché abitando sopra il campo di Viale Visentini, col telefono dal pergolo, no, poteva guardare le partite. Ecco, questi sono questi aneddoti così. Poi dico, televisione, là si è aperto un altro mondo, era la novità, e diciamo che secondo me il periodo più entusiasmante, più frizzante, fu proprio dall'apertura di Tele4 nel 77, lasciando il piccolo che non si poteva seguire tutto, e allora io personalmente sono andato avanti con Trieste Sport per affetto e sempre perché mi piaceva scrivere, e con Tele4 perché era la novità assoluta, e lì c'era questo gruppo di questa, come si potrebbe dire, non diciamo cose cattive, c'era un bel gruppo di giovani, molto giovani tutti, io ero proprio anziano, proprio roba di niente, ma gli altri erano Marzini, Lucchetta, Baldassi, tutti molto giovani, 19, 20, 21, che portavano un nuovo spirito nel mondo sportivo triestino, godendo oltretutto di un momento particolarmente esaltante dello sport, non perché eravamo in Serie A, però c'era la Triestina che l'abbiamo seguita nell'anno dalla C alla B, eccetera, ma già da prima,
la pallacanestro che stava facendo bene, poi è arrivato Tani invece. Poi c'era la pallamano che era il non plus ultra perché vincevamo gli scudetti così a biondo iddio, e così era un periodo effervescente dello sport che gratificava anche chi scriveva e rendeva la vita facile a chi scriveva, ecco tutto qua. Per quanto riguarda l'esperienza di Tele4, coniugava spesso la tua passione per il giornalismo alla passione musicale, di cui parleremo nella prossima parte del Caffè dello Sport, anche perché adesso è arrivato il momento della musica, e nella tua scelta è ritornata alla mente una canzone molto piacevole, che è One for You, One for Me dei Didi Sound, una canzone che poi motiveremo, ecco, per essere stata scelta da te. Noi ora ce l'ascoltiamo, poi diamo la linea ai nostri sponsor e poi torneremo con Guerrino Bernardis al Caffè dello Sport. Adesso One for You, One for Me. Il Caffè dello Sport, radioattività. Il Caffè dello Sport ritorna tra poco. La nuova gestione del ristorante pizzeria Rosso Pomodoro vi aspetta per deliziarvi con la vera pizza napoletana, con impasto doppia lievitazione, minimo 24 ore, massima leggerezza. Il tutto con prodotti di alta qualità campana, controllati e certificati. Da Rosso Pomodoro puoi gustare dalla pizza alla pasta, dall'insalatone ai piatti di pesce, dai pagnottielli ai salti in bocca, oltre ai fantastici dolci fatti in casa. Rosso Pomodoro, nuova gestione, in Riva Tommaso Maso Gulli 8, aperto tutti i giorni fino alle 23:30. Ideale anche per tavolate e feste per bambini e facilità di parcheggio. Ciao, sono Maurizio Visintin, un alabardato come voi. Nel dicembre del 1999 avevo 25 anni. Una sera un'auto ha invaso la mia corsia, ha travolto la mia macchina e mi ha ucciso. L'autista era ubriaco. Non bere quando devi guidare. La vita è il bene più prezioso che abbiamo. Non gettarla via. Rispetta la tua e quella degli altri. Forza Unione, dal cielo. Il Caffè dello Sport. Ogni martedì a Radioattività. Nuovamente in studio al Caffè dello Sport con Guido Roberti, Massimo Petronio e Jerry Bernardis. Abbiamo ascoltato questa canzone One for You, One for Me. Io ricordo chiaramente fu la sigla di un programma sportivo estivo a Tele4, la musica, un capitolo comunque importante e piacevole della tua vita in prima persona. Raccontaci un po' questo aneddoto. Ma niente, dobbiamo dire che a me la musica piace molto. Questa, a proposito della sigla, come hai detto tu, era la sigla ed era una delle prime sigle conosciute e molti lo ricordano ancora, insomma, la trasmissione, questo nuovo modo di parlare dello sport a Trieste, che prima no, cioè io ricordo che quando andavamo a fare le riprese delle partite di calcio dei dilettanti diventavano matti perché si vedevano per televisione, non è una per la prima volta in assoluto. Per la prima volta in assoluto, certo. Insomma, in via Flavia voi non potete ricordare perché non l'avete visto il campo di calcio, però c'era un in mezzo a più o meno a metà campo dalla parte degli spogliatoi, c'era una casupola alta con un tetto e lì si davamo la telecamera e io facevo le telecronache da lì, insomma altri tempi. E così ho perso anche il filo di quello che dovevo dire. La musica. Jerry musicista. Sì, quella era la prima passione, ho cominciato a suonare anche abbastanza presto, suonavo, poi mi ho messo su, come succede sempre, un gruppo nella classe del liceo Oberdan dove ho cominciato e dove sono rimasto un anno in più perché mi piaceva tanto. Piaceva suonare anche nel piaceva gruppo. Piaceva suonare nel gruppo, c'era tutti, ogni tanto ci ritroviamo ancora e poi da lì si suonava, insomma, in giro per i locali. Che strumento, che non l'abbiamo il detto. Basso. Il basso. Concerti anche, immagino. No, non si usavano i concerti. Non si facevano i concerti in giro per i locali. Non... Assolutamente. No. Noi, i gruppi che suonavano quella volta andavano nei locali per far ballare la gente. Quindi era quasi tutto cover sempre, assolutamente cover, e c'era gente così che ballava. Io
ho suonato da, un po' dappertutto i locali di Trieste, e una volta ve lo posso garantire ce n'era uno ogni 200 metri, perché nei posti più strani, non so, la tavernetta del Jolly, all'Excelsior, in Viale, c'era uno che andava più sul night, il gabbiano in Galleria Fenice, poi non so, ma la ginnastica triestina, la Prodo, si ballava la Marinella, alla Pinetta, da Francesco alla Baita, a Sistiana da Castarre, insomma ogni locale aveva un posto dove si ballava. La balera, insomma, come si dice, non so se si diceva. No, però... non erano balere, perché le balere hanno una così una nomea un po' di più anziani, più da provincia, no? Mentre qua erano locali, erano tutti ragazzini che venivano, cioè 18-20 anni. Se vuoi la balera bisogna parlare del Paradiso, allora, che era un altro, ma anche lì ho suonato. Ho suonato, poi diciamo che scrivere, fare giornalista, oltre al mio lavoro normale, portare via troppo tempo, ho lasciato, poi ho ripreso in età adulta, diciamo così, con i vecchi amici, siamo tornati a suonare da altre parti. Come si chiama il gruppo, così chiudiamo questa parentesi? Abbiamo tanti nomi, i primi si chiamano i Jet, poi in un altro periodo i Solitari, che diciamo abbiamo suonato per 2 anni alla Bottega del Vino ogni sera, e poi e molti di quelli stanno suonando ancora. E poi gli algoritmi, insomma, i nomi dopo cambiano. Andiamo sul visto che siamo in questo periodo qua, diciamo, della tua vita. Hai praticato anche sport? Che sport hai praticato? Ma cosa vuoi che pratico sport ancora? Ero un impedito, dai. Allora, io, come so, giocavo a basket, ho cominciato perché il mio compagno di banco alle elementari si chiamava Bruno Boniccioli, e adesso povero è morto anche, era il nipote del papà del nostro Boniccioli, allenatore. Avevamo una particolarità, che avevamo il permesso di andare alla ginnastica triestina e fare quello che volevamo nella palestra grande, per cui il mio ricordo più bello, oltre a giocare, poi ho giocato, ma insomma, siccome non sono mai cresciuto, non potevo continuare. Il mio ricordo più interessante di quel periodo, ragazzino, giovane, avrò avuto 13, 12, qualcosa del genere, e una sera, mentre noi andavamo a giocare così, c'era uno che solo in palestra della ginnastica triestina tirava. Lui tirava, questo... E non è solo che tirava, e la cacciava dentro, trum, e non c'era il tiro da 3 punti quella volta, e lui continuava. E allora guardavamo chi è questo, poi grande sorpresa, grande intuizione, aveva le scarpette rosse, e quindi era Pieri, che era in città, lui che giocava col Simmental, no? Sì, e con l'Olimpia Milano, o Borletti, non mi ricordo, con le famose scarpette rosse, e lui quando era qui andava in palestra e giocava, e lui era partito dalla ginnastica triestina. Quindi bellissimo. Questo è il ricordo del basket. Bellissimo questo aneddoto, ne arrivano altri dopo la pausa, linea alla pubblicità. Il caffè dello sport ritorna tra poco. Profumo! Il caffè è pronto! È Caffè San Giusto! Le migliori qualità di caffè da tutto il mondo, selezionate e tostate con cura artigianale a Trieste dal 1949. Eccezionale questa miscela 100% arabica! Torrefazione Caffè San Giusto, in via dei Cosulici 9. Macinato per la moca, cialde, capsule compatibili, tazzine, confezioni regalo e macchine espresso. Questi e tanti altri prodotti li trovi anche da Il Chicco, in via Colautti 6 a Trieste. Rivenditore autorizzato San Giusto Caffè. Vuoi fare come le star e mettere in risalto gli occhi? Ciglia lunghe e folte da Daniela Studio. Daniela Studio ti aspetta in un ambiente rilassante e accogliente, e in totale sicurezza ti applica l'extension per ciglia. Telefona per un appuntamento al numero 338 29 84 920 per un'idea regalo originale o solo per te. Extension Ciglia by Daniela Studio, in via San Francesco 10. Seguici anche su Facebook, Extension Ciglia by Daniela Studio. E per gli ascoltatori di Radioattività, il primo refill è gratuito. Liberamente, la nuova trasmissione di Radioattività alla scoperta dell'affascinante mondo della psicologia. Ogni giovedì alle 19, un viaggio tra i segreti della mente con la dottoressa Maria Bossa. Clicca mi piace su www.facebook.com/liberamente radioattività e partecipa con le tue domande e curiosità.
Libera la tua mente tutti i giovedì alle 19 su Radio Attività. City Sport è da sempre lo sport della Venezia Giulia. Se vuoi sapere tutto su tutte le discipline sportive del territorio, scegli e chiedi il settimanale City Sport. Nuovo formato, nuova grafica, nuovi contenuti e stessa garanzia di completa informazione. City Sport. Scoprilo ogni lunedì in edicola nel nuovo formato tabloid, con più pagine e più colori. Il caffè dello sport, ogni martedì a Radio Attività. Tanti aneddoti nella puntata di oggi del Caffè dello Sport con Gerry Bernardis, ma dobbiamo fare anche i giornalisti seri, vero? Quindi parliamo anche un po' del trofeo Giulia, perché so che ci sono tante novità, parliamo di date e appunto di queste novità interessanti dell'edizione, insomma, che sta per cominciare, insomma, quando diamo dei riferimenti. Fra poco, meno di un mese comincerà il Giulia. Giulia è una dei tornei estivi più... forse uno dei più importanti. I primi furono il Cividin e Rosenwasser e il Godina, e si giocavano a Villa Ara e a Borgo San Sergio, sempre su campi a 7, e anche lì ci sarebbero aneddoti clamorosi, uno per tutti, Pellegrini e i fratelli Gerin, che arrivavano da un torneo all'altro, siccome li facevano in contemporanea, arrivavano già cambiati, già con le scarpe, smontavano la macchina, si cambiavano la maglia e facevano un'altra partita. Era più lavoro. Come una roba incredibile, però hanno sempre attratto tantissima gente. Allora, il Giulia è la 33esima edizione, quindi ne sono passate di edizioni, e negli ultimi anni era passato, diciamo, ad 11, no? Perché il campo, rifatto il campo in sintetico, non era possibile più montare le tribune, eccetera eccetera. Quest'anno il 3 maggio, e durerà un mese fino al 3 giugno, si ripresenta il torneo, che si chiama il trofeo dei dilettanti, se non sbaglio Città di Trieste, sì, Supercoppa Città di Trieste. Mi sembra che avrà 12 formazioni principali al via, poi ci sono allievi giovanissimi esordienti che faranno il loro campionato, sempre a 11, campo grande, solite cose, eliminazioni dirette, tornei, eccetera eccetera eccetera. La grande novità di quest'anno è che il 6 giugno, quindi con un intervallo di 3 giorni, dal 6 giugno al 30 giugno torna il Giulia a 7, e questa è la grande novità, perché prima di tutto ci sono altri 3 tornei, uno riservato ai dilettanti, uno riservato agli amatori e uno riservato ai pulcini. 7 contro 7, campo piccolo, quindi viene fatto il mini campo e vengono riallestite le tribune per gli spettatori. Quindi, come da tradizione del Giulia. Come da tradizione del Giulia di una volta, con tanto di metà campo grande riservato al parcheggio. Quindi si ripresentano le condizioni ideali per l'enorme successo che aveva quel torneo. Sarà il Memorial Ezio Simonetto, che era il presidente del San Giovanni recentemente scomparso. E allora, perché aveva avuto questo grandissimo successo quel torneo? Perché le squadre non erano quelle delle società, bensì squadre, chiamiamole di amici, fatte per l'occasione. Sì. E abbiamo visto fior di giocatori giocare e soprattutto divertirsi senza schemi, senza nessuno che urli, senza nessuno che dica cosa si deve fare, lasciato alla più sfrenata fantasia la maniera di giocare, solo se la prendevano ogni tanto tra di loro per qualcosa che non, però normale. E poi naturalmente in quel periodo del torneo a 7, il Giulia, il campo Visentini, perché comunque era sempre il campo Visentini, risultava essere il centro del calciomercato dei dilettanti, perché lì si formavano le squadre per il successivo settembre. Quindi più bello, ritorno di così. Ecco, il ritorno del calcio a 7, per buona felicità anche di Guido, che so che è un nostalgico da vero San Giovannino. Ma io direi di più, che lui è un nostalgico anche della griglia del San Giovanni, che è sempre stata eccezionale, ha sempre riservato grandi possibilità a tutti i palati. E quindi anche quest'anno so che ci saranno addirittura 2 punti di mescita e di grigliate, per cui non mancherà sicuramente lo spettacolo. E Gerry ormai conosce la mia capacità culinaria di mandare in crisi qualsiasi realtà. E anche di metabolismo, perché poi alla fine rimane sempre... È una vergogna. È una vergogna, vedi, ricevi offese da tutti ormai. Perché... sì, uno a cui piace mangiare qualcosa, lo vede, dice questo mangia come me, più di me, pur sempre la è. Cosa è? Cioè, io devo spendere in palestra,
sono il giornalista più odiato da questo punto di vista. No, il più magro, semplicemente. Il più magro probabilmente. Forse c'è Emilio Ripari che mi batte, perché credo che addirittura lui siamo sui 60 kg. Sì, però tu sei più alto, per cui ti allunghi ancora di più la differenza specifica. Vabbè. È vero, è vero, è vero. Senti, Jerry, un'altra battuta per chiudere questa parte del Caffè dello Sport. Tu fai parte anche del direttivo dell'USSI, che è l'Unione Stampa Sportiva Italiana, il gruppo regionale Friuli Venezia Giulia, peraltro intitolato al ricordo di Marco Lucchetta, una emanazione così di giornalisti sportivi che guarda sempre ai giovani, in particolare ai talenti che in qualche modo hanno ottimi risultati sia nello sport ma anche a scuola. Beh, il gruppo è stato uno dei gruppi fondatori dell'Unione Stampa Sportiva Italiana lontanissimo, 60 anni fa penso, robe del genere. Diciamo che cerchiamo di stare dietro i giovani, abbiamo un'iniziativa centrale di premiazioni che è Juventussi, che va a premiare atleti della regione che si siano particolarmente messi in luce per i risultati sportivi ottenuti nell'annata precedente. Poi c'è un altro premio che sono delle borse di studio che diamo a dei ragazzi giovani, particolarmente giovani, che abbiano buoni risultati nello sport, buoni risultati nello studio, e queste borse di studio sono intitolate a Marco Lucchetta. Poi l'USSI, che quest'anno ha fatto le cose un po' diverse dal solito, ha splittato in due la manifestazione annuale, riservando una parte solo ai giornalisti, nel senso che è una festa, tra virgolette, l'abbiamo chiamata USSI Day, dedicata proprio ai colleghi giornalisti, in cui premiamo sia un giovane non ancora contrattualizzato, ahimè, qui bisognerebbe aprire una parentesi, è molto difficile, voi che mi guardate ridete, non siete contrattualizzati. Bravo. E io che sono cattivo, vecchio, anziano, direi che avrete, come potrei dire, ma non dico cosa, per riuscire a ottenere uno straccio di contratto, se mai riuscirete a farlo. E questa è una roba veramente vergognosa, perché giornalisti ce ne sono tanti, tanti bravi, e sarebbe giusto poter offrire anche a loro un contratto che gli permetta di fare la professione anche per il futuro e arrivare magari a una pensione, se mai ci sarà. Comunque, chiusa questa parentesi, le borse di studio per un giovane collega intitolata a Ezio Lipot. Anche lui è scomparso già del piccolo, responsabile della pagina sportiva, eccetera, eccetera. E poi i riconoscimenti ai colleghi anziani. Fra poco ci arriverò anch'io, mi autopremierò, perché ormai siamo tutti piuttosto anzianini. Allora, sulla nostra bravura come giornalisti, adesso ti faremo cambiare idea, perché dopo la pubblicità, quindi ti lascio il tempo di pensare, quindi siamo anche buoni oltre che bravi, ti chiederemo, visto che tu ti occupi tanto di calcio dilettanti, sei un esperto e segui da sempre il calcio dilettanti, ti chiederemo come domanda scomoda: qual è la squadra per quale simpatizzi di più, per quale tifi, tra virgolette, se si potrà dire. Vedremo, lo scopriremo dopo la pausa pubblicitaria qui al Caffè dello Sport. Il Caffè dello Sport ritorna tra poco. La nuova gestione del ristorante pizzeria Rosso Pomodoro vi aspetta per deliziarvi con la vera pizza napoletana, con impasto doppia lievitazione, minimo 24 ore, massima leggerezza. Il tutto con prodotti di alta qualità campana, controllati e certificati. Da Rosso Pomodoro puoi gustare dalla pizza alla pasta, dalle insalatone ai piatti di pesce, dai pagnottielli ai salti in bocca, oltre ai fantastici dolci fatti in casa. Rosso Pomodoro, nuova gestione, in Riva Tommaso Gulli 8, aperto tutti i giorni fino alle 23:30. Ideale anche per tavolate e feste per bambini, e facilità di parcheggio. Ciao, sono Maurizio Visintin, un alabardato come voi. Nel dicembre del 1999 avevo 25 anni. Una sera un'auto ha invaso la mia corsia, ha travolto la mia macchina e mi ha ucciso. L'autista era ubriaco. Non bere quando devi guidare. La vita è il bene più prezioso che abbiamo. Non gettarla via. Rispetta la tua e quella degli altri. Forza Unione, dal cielo. Brutta giornata? Tega in frigo una roba vecia? Ma vieni a mangiare la teccia.
Costa Spetti. Chiama 040 36 43 22. Che buoni gnocchi col goulash, la iota e il cotto vecchia Trieste e le patate in teccia. Che buon profumin. Te ne trovi in via San Nicolò 10 e cerchine su Facebook. Porta anche la veccia alla teccia, che il caffè te lo offro mi. Il caffè dello sport, ogni martedì a Radio Attività. Allora, nel fuori onda il Toto scommesse da parte di Guido su quale squadra è nel cuore di Guerrino Bernardis, l'ospite di oggi del Caffè dello Sport. Quale squadra del calcio dilettanti ti appassiona, tifi in particolare? Ah, senz'altro il Milan, perché ormai può essere solo dopo gli ultimi anni, ormai siamo solo a quel livello, ahimè. Devo subire tutte le contumelie di tante persone. Però, no, a parte le battute, vi dirò tranquillamente che non ho squadre preferite nel mondo dei dilettanti, perché avendole seguite tutte, ho tanti amici dappertutto, per cavarmela potrei dire che non so, il Muggia, che tanto non c'è più, ma non sarebbe vero. Risposta non sarebbe diplomatica. Vero. No, non è diplomatica. Vado, io continuo a dire, vado, seguo ancora il calcio dilettanti perché vado a vedere delle partite. A me interessa poco chi gioca, certo, bensì vorrei vedere delle partite. Devo dire un'altra cosa che mi ritrovo pensandoci bene, ogni domenica verso le 17:30 mi ritrovo a diventare improvvisamente bugiardo, perché non posso dire tutto quello che ho visto, perché non sarebbe giusto nei confronti dei dilettanti, perché loro, ricordiamoci, sempre dilettanti sono, hanno tutti un lavoro, o studiano, si allenano a ore impossibili, non si allenano come i professionisti, e quindi se sbagliano, se giocano male, se hanno la luna storta, può succedere per tutti loro. Sarebbe veramente poco bello parlarne male, per cui io li assolvo sempre e comunque dico la mia, ma li assolvo tutti. Allora, subito prima dell'ultima pausa pubblicitaria, una domanda flash: qual è l'intervista più interessante che hai curato, oppure l'evento sportivo che hai assistito dal vivo, che hai raccontato e che ti è rimasto nel cuore perché è più significativo per te? Ma guarda, è piuttosto difficile, tanti anni ne ho passati tanti, cioè sono ricordi flash, il giorno della promozione della Triestina dalla C alla B, eccezionale, e così gli scudetti della pallamano, su tutte le cose per cui facevo anche le telecronache. Le hai proprio raccontate dal vivo, questo sì, è proprio sì, importante. Sì, sono riuscito sempre a evitare la doccia negli spogliatoi comunque. Però ne ho vissuti tanti di scudetti della pallamano, bei momenti, ma anche momenti tremendi, non so, allucinante. Mi ricordo un allenatore della Triestina, Veneranda, che perse una partita, si dimise, e nel servizio che feci a Tele4 mise una canzone di Ornella Banoni, ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno, e era molto così, no? E lui si arrabbiò perché pensava che lo prendesse in giro, insomma. Però le baruffe le ho fatte con Giacomini, per dire una, l'ho fatta una volta, mi pare che con Lippi, che è di un'antipatia spaventosa, mentre Sacchi è di un... Sì, no. Cioè, così... Lippi che interrompe. Cioè, sono cose così, ne ho vissute di tutto, ma ci si sta poco a mandare a quel paese qualcuno. Mi ricordo una volta nel tennis, andiamo a fare un servizio al tennis club, c'era un torneo, immagino, non la Coppa Davis, e come quella volta partiva la telecamera, faceva click, e scendia e questo qua, uno stava per battere, si è fermato, ha detto non è possibile, ha detto no, ha ragione, ha detto abbiamo chiuso, siamo andati, non ho fatto il servizio e non l'avranno mai fatto per questo. Hai fatto bene, non hanno avuto la pubblicità. Invece andiamo adesso noi con l'ultimo stacco e poi le conclusioni del Caffè dello Sport. Il Caffè dello Sport ritorna tra poco. Liberamente, la nuova trasmissione di Radioattività alla scoperta dell'affascinante mondo della psicologia. Ogni giovedì alle 19, un viaggio tra i segreti della mente con la dottoressa Maria Bossa. Clicca mi piace su www.facebook.com/liberamenteradioattività e partecipa con le tue domande e curiosità. Libera la tua mente tutti i giovedì alle 19 su Radioattività. Profumo! Il caffè è pronto! È Caffè San Giusto! Le migliori qualità di caffè da tutto il mondo, selezionate e tostate con cura artigianale a Trieste dal 1949. Eccezionale questa miscela 100% arabica!
Torrefazione Caffè San Giusto, in via dei Cosulici 9. Macinato per la moca, cialde, capsule compatibili, tazzine, confezioni regalo e macchine espresso. Questi e tanti altri prodotti li trovi anche da Il Chicco, in via Colautti 6 a Trieste. Rivenditore autorizzato San Giusto Caffè. Il caffè dello sport, ogni martedì a Radio Attività. Ultimissime battute al caffè dello sport. Io mi prendo solo qualche secondo per ricordare l'appuntamento di sabato prossimo. Infatti ci sarà la radiocronaca di Roseto Pallacanestro Trieste, ultima partita di campionato prima dei playoff. E allora concludiamo questa puntata con Jerry Bernardis. Jerry, cosa farai da grande? Da grande ho due o tre idee. Intanto cercherò di trovare qualcos'altro. Mi piacerebbe vedere qualche promozione importante, non ne senza vedo più fare riferimenti, no? No, io sono squadre per esempio che non seguo da tanto tempo, ecco, che neanche ho intenzione di seguire finché non diventeranno delle squadre, soprattutto delle società. E per questo ci si diverte. Io ormai sono fuori mercato perché diciamo che posso dire quello che penso senza che nessuno mi licenzi, tanto nessuno mi ha mai assunto. Allora, proprio così in conclusione, una battuta: qual è il format giornalistico, l'idea giornalistica, un programma che avresti sempre voluto fare alla TV, alla radio, oppure qualcosa di cartaceo che non sei mai riuscito a realizzare e che ti è rimasta lì, che vorresti... Non vorrei fare il caffè dello sport perché ce n'era uno solo. No, scherzo, dai, battutacce a parte. No, i giornali, dipende dai momenti. Certe volte si possono fare certi programmi, certe altre no. Mi ricordo di bisogna sapersi adattare. Io direi che bisogna cavalcare il momento. Soprattutto noi non possiamo pensare di metterci a fare programmi che valgono per tutta Italia o robe del genere. Dobbiamo limitarci alla nostra città, che comunque offre una quantità enorme. Sempre parlando di sport, di attività, fanno tutti attività, per cui se ne può parlare. E direi che ormai non sono più radio pirate o però è il massimo della vita, perché sono avvenimenti per cui non bisogna pagare niente per farli, basta avere la passione e seguirli, e ce ne sono tantissimi, si può fare di tutto. Io penso che ogni programma che si possa fare di sport diventa... Allora, a parte quello che dice facciamo la telecronaca, sono cose immediate, ti offrono lo spettacolo loro, basta saperlo raccontare. Per il resto, un programma che parli di sport, secondo me è bello se anche parla di musica. Musica e sport sono le due cose migliori da mettere assieme, non si pestano i piedi una con l'altra, penso che divertano tutti, e soprattutto lasciate parlare chi fa lo sport il più possibile, e soprattutto se potete andate a sentire i ragazzini. Offrono un mondo incredibile, sono degli attori tra virgolette bravissimi, fateli parlare, tutti si divertiranno. Oltretutto hanno tutti quanti mamma, papà, due nonni, almeno quattro zie, qualche sorella, per cui avrete una serie di gente che vi sta a ascoltare enorme. Con questo consiglio chiudiamo questa bellissima puntata del Caffè dello Sport, ringraziandovi naturalmente per l'affetto e l'ascolto anche in questa occasione. A martedì prossimo. Il Caffè dello Sport. L'appuntamento radiofonico per gli sportivi triestini. Conducono Guido Roberti e Massimo Petrogno. Su Radio Attività. Il Caffè dello Sport vi è offerto da La Tecia, cucina tipica triestina nel centro di Trieste, in via San Nicolò 10. City Green, in via Carducci 43, di fronte al mercato coperto. Il Chicco, in via Colautti 6, è rivenditore autorizzato San Giusto Caffè. Il Caffè dello Sport.